Allora, anche tu oramai ci sei abituato a tutti questi gol. Non ti abbiamo mai visto, ci fai vedere i segni di Foggia? No, no, è andata tutto bene, per fortuna. Poteva andare molto peggio, ho recuperato subito, sono contento. Dai, raccontacelo, adesso ce lo puoi dire che era successo quel giorno, poi parliamo della partita, ci mancherebbe. No, è stato diciamo un brutto intervento, per fortuna, per come era andata la situazione poteva andare molto peggio. Ho messo 6 punti sul viso e 2 sulla testa. Ho già recuperato, quindi sono contento. Allora, la partita, cominciamo subito da quella uscita alta di Brosco che recupera palla in pressione, Lescano ti guarda con la coda dell'occhio e ti manda in porta. Sì, sì, no, sono cose che proviamo durante la settimana. Lui sa che al primo movimento io mi butto subito nello spazio, è stato bravo a imbucarmi subito e siamo riusciti subito ad andare in vantaggio, che non era semplice. Poi l'azione più bella forse del campionato del Pescara, tu l'hai finalizzata con l'assist proprio per Facundo. Sì, sì, come dicevo prima abbiamo provato, le stiamo provando da settimane queste azioni, questi episodi, siamo stati molto bravi io e Cancellotti a fare 1-2, palla Giova, me l'ha data a me, ho visto l'esca che andava sul primo palo e l'ho servito per bene. Sul 3-0 non è un problema il gol sbagliato? No, è un problema. No, non è un problema per il risultato, però dobbiamo cercare di migliorare anche questi piccoli dettagli che, posso che fare alla fine una domanda, risultano Enrico? Sempre essenziali. E siamo contenti, come ho detto, ci prendiamo tutto il buono che abbiamo fatto. Martedì c'è già un'altra partita, ci prepariamo per Avellino. Tu hai giocato 90 minuti, hai giocato 90 minuti anche a Potenza. Per un giocatore normale si penserebbe al turnover, ma tu sei più fresco adesso che prima della partita. Sì, sì. Vero? È vero, sono le mie caratteristiche. Mi piace, come te l'ho detto all'inizio dell'anno, aiutare la squadra, farmi trovare sempre disponibile. Una corsa in più la faccio volentieri e sono contento di quello che stiamo facendo. Studio una domanda per Cuppone. Velocemente Luigi, complimenti. Io sono Massimo Profeta, non ci conosciamo personalmente, complimenti per questo campionato, però ecco, vorrei che tu raccontassi la tua sensazione, perché si è trattato del primo gol in campionato sotto la curva nord. Grazie mille per i complimenti. No, è stata un'emozione che volevo provare, perché esultare sotto la nord il primo tempo, ma portare in vantaggio la squadra era una sensazione bellissima. E non ci dobbiamo cullare, non dobbiamo stare tranquilli, perché martedì c'è già una partita importante. Come ti ho detto prima, cerchiamo di prepararla al meglio, di farci trovare pronti.